Fondamentalmente questo tema è straordinariamente interessante, per quanto ripetuto, poco compreso, pieno di sfumature, conseguenze. Abbiamo cominciato a parlare di big data da un lato dal punto di vista scientifico, tutta questa mole di dati che potrebbero cambiare addirittura il modo con il quale si generano le teorie, come se emergessero dalla complessità. C'è parlato di trasparenza dei dati della pubblica amministrazione come un fatto di democrazia, ma anche introducendo una quantità di problemi significativi, sia funzionali che giuridici. Si è parlato naturalmente del fatto che le conseguenze di avere delle piattaforme gigantesche sulle quali tutti quotidianamente lavoriamo di proprietà privata genera un potere enorme in strutture come Facebook, Google o le telecom o quant'altro, che ottengono dalla nostra azione una conoscenza straordinaria dei nostri movimenti, delle nostre inclinazioni, delle nostre curiosità, relazioni, il grafo sociale come base fondamentale per spiegare perché Facebook si è quotata a 100 miliardi di dollari. Tutte queste cose sono big data, e unirle in un unico grande concetto di entusiastica meraviglia non ne dà conto in modo equilibrato, perché una volta che abbiamo detto che c'è un sacco di dati in giro e che se ne potrebbe fare qualcosa, non ci rendiamo conto delle complessità giuridiche, delle complessità economiche, delle complessità pratiche e anche dal punto di vista teorico, scientifico, della dato epistemologico secondo comunque il quale il lavoro di teorizzazione e interpretazione non è probabilmente destinato a diventare la funzione di un algoritmo. Ne vedremo di importanti. Abbiamo naturalmente, appunto, mentre aspettiamo Firpo, interventi di tipo giuridico con Raimondo Iemma del centro Nexa del Politecnico di Torino, una esperienza aziendale di un'azienda che oggettivamente ha la possibilità di raccogliere una grande quantità di dati e che ha deciso di renderne una importante parte più trasparente. Vediamo perché. Poi abbiamo con Raffaele Cirullo dell'Enel, poi abbiamo Dino Pedreschi, Alessandro Panconesi, Bruno Scarpa, studiosi che ci daranno conto del senso scientifico, teorico e interpretativo di questo cambiamento.